Vorrei solo approfittare di questa occasione per annunciare la prossima iniziativa del forum, che è mercoledì 27 novembre, la prossima settimana, sull'intelligenza artificiale tra etica e lavoro. Ci sarà una relazione introduttiva di Lucia Confalonieri, che è una ricercatrice importante, consulente nel campo delle tecnologie, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e poi ci sarà un panel di discussione a cui parteciperanno quattro persone. Sono Alfredo Adamo, che è un manager imprenditore, Renato Casarotto, un esperto di organizzazione, Franco Marra, che è un esperto di comunicazioni e socio fondatore di Slowweb, e Norberto Patrignani, che è docente universitario di Computer Ethics. La tavola rotonda affronterà sostanzialmente i problemi che vengono posti oggi dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dall'impatto che avrà sul mondo del lavoro, sull'organizzazione del lavoro, ma anche sugli aspetti etici che ne derivano, perché ci sono grossi problemi che possono nascere sul piano appunto delle esigenze di rispetto, e di tutela dell'utilizzo in sostanza dell'intelligenza artificiale a fini di controllo inaccettabile. E detto questo, veniamo alla manifestazione di questa sera. Io devo ringraziare la professoressa Cantarella che ha accettato di venirci a parlare del suo libro, che è molto importante, ma la presentazione, l'introduzione e la moderazione dell'incontro sarà compito della preside Mongiano, a cui lascio la parola. Grazie. Grazie, grazie molte. Buonasera, ringrazio naturalmente gli amici del Forum Democratico, l'ingegner Gandolfi innanzitutto, l'ingegner Restivo, Davide Gamba che come sempre ci supporta dal punto di vista, come dire, libresco e non solo. Ripeto quello che ho detto questa mattina, sicuramente queste sinergie sono fatte per ricordarci che effettivamente dobbiamo lavorare tutti insieme per una finalità culturale e formativa continua. E naturalmente grazie a Eva Cantarella che si è prestata già questa mattina con i nostri studenti, sono stati davvero contenti e interessati, hanno manifestato più tardi osando con noi, sicuramente manifestando il loro interesse e la loro soddisfazione per la lezione alla quale avevano potuto assistere. E quindi io ho il piacere e l'onore appunto di dare il benvenuto e di introdurre la professoressa Cantarella, anche se è vero, non avrebbe bisogno di presentazioni. Questa mattina era necessario avviare anche il suo curriculum perché i ragazzi avevano bisogno, ecco, di essere un po' instradati. Però è chiaro che non possiamo dimenticare che la professoressa è stata allieva del giurista Giovanni Pugliese ed è stata professore ordinario di istituzioni di diritto romano e di diritto greco antico all'Università Statale di Milano. Ha svolto attività accademica presso diverse università italiane e straniere ed è tuttora Global Visiting Professor alla University New York Law School. Ha pubblicato saggi sul diritto, su aspetti sociali del mondo greco-romano, numerosi articoli su riviste scientifiche e opere collettanee italiane e straniere. È autrice di oltre 20 libri, mi sembra che questa mattina ne abbiamo contati 22. Sì, non sono sicura, 21 o 22, devo ricontarli.
li ricontiamo. Tradotti sicuramente in molte lingue, e la leggiamo da molti anni sulle pagine culturali del Corriere della Sera. Nel 2002 è stata nominata Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, e nel 2017 è stata insignita dal Sindaco di Milano dell'Onorificenza Cittadina Ambrogino d'Oro. Nel 2003 ha vinto il premio Bagutta con il libro Itaca, Eroi, Donne, Potere, tra Vendetta e Diritto. L'elenco effettivamente di tutti i suoi libri è davvero lungo. Ricorderei gli ultimi molto importanti, naturalmente, Utet 2014, Ippopotami e Sirene, i viaggi di Omero e di Erodoto. Feltrinelli 2014, perfino Catone scriveva ricette, i greci, i romani e noi. Feltrinelli 2015, Non sei più mio padre, il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico. La dolcezza delle lacrime, il mito di Orfeo, Mimesis 2015. Con Ettore Miraglia, l'importante è vincere da Olimpia a Rio de Janeiro, Feltrinelli 2016. Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma a oggi, Feltrinelli 2017. Gli amori degli altri, tra cielo e terra, da Zeus a Cesare, la nave di Teseo 2018, e quest'anno, Feltrinelli 2019, gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, che è appunto il tema di cui trattiamo. Lo trattiamo partendo effettivamente da il mito di Pandora, perché tutto, ci ha spiegato Eva Cantarella, è partito, o quasi tutto, insomma, comunque è partito da questo mito, che è un mito che però poi è pesato tantissimo su tutto il percorso della nostra cultura e della nostra società occidentale, e dalla letteratura, dal racconto, dalla trasmissione orale, così poi è passato a toccare veramente tutti gli ambiti culturali, ha toccato la medicina, che naturalmente allora era molto imperfetta, diciamo, e ha toccato la filosofia, e a questo punto ha toccato tristemente anche noi. Perché in questo libro noi donne soprattutto ci rattristiamo molto, spero però anche gli uomini, ci rattristiamo molto di questo vulnus che è presente nella cultura greca, anzi c'è specificato questa mattina ateniese, per cui arriviamo a quelle fatidiche parole di Aristotele: il maschio rispetto alla femmina è tale che per natura, physei, l'uno è migliore, l'altra peggiore, e l'uno comanda, l'altra è comandata. E così nei secoli abbiamo trasmesso questa interpretazione, e il ruolo naturalmente delle donne ha subito sicuramente una distorsione anche dal punto di vista sociale molto forte. E come cercavamo di dire questa mattina e di spiegare ai nostri ragazzi e ragazze, tutto è anche partito da una situazione assolutamente grave. Le ragazze, le donne ad Atene assolutamente non venivano messe in condizioni di istruirsi.
E questo quindi era un invito ancora una volta a far valere il valore della formazione, dell'istruzione, della cultura. Ma a questo punto da dove partiamo? Da Aristotele o da... Io partirei dal mito. Però partirei dai ringraziamenti che devo fare io prima di tutto, perché sono felice veramente di essere a Ivrea, dove ero stato solo una volta tanti anni fa, mi ha fatto piacere tornare nonostante la pioggia, ma pazienza, spero di tornare ancora e di trovarla. Ragione per tornare. Ringrazio per questo invito che mi ha invitato a venire a parlare di questo argomento del quale parlerò. Dopo ringrazio naturalmente tutti voi che siete stati così gentili da venire questa sera, nonostante la pioggia, qui ad ascoltarmi. E a questo punto io parlerei di questo libro, Gli inganni di Pandora, partendo dal mito. Ma prima volevo fare una piccola premessa, cioè che riguarda... L'importanza che ha lo studio dell'antichità anche per capire il presente. Io devo dire che i miei libri, la maggior parte dei miei libri, sono nati, e vabbè, sembra strano, sono argomenti che riguardano millenni fa, riguardano la società di millenni fa, e sono sempre partiti da un problema del presente. Io li ho studiati per cercare di capirlo. Faccio due esempi. Per esempio, io tantissimi anni fa, non oso neanche ricordare quanti, ma più di 40, ho scritto un libro che si chiamava La bisessualità nel mondo antico. Perché l'ho scritto? Beh, era il momento nel quale si cominciava a parlare dei problemi. Si cominciava a parlare dell'omosessualità, sempre solo quella maschile, quella femminile, sempre taciuta nella storia e anche adesso è ancora più, però meno, ma insomma, si cominciava a discutere, c'era tutto il problema, no? Si diceva regolarmente, cosa che purtroppo ho sentito dire ancora adesso, che era contro natura. E nel grande dibattito su questa cosa, io incuriosita era contro natura, e quando si parlava del contro natura si citava sempre Platone dicendo che per Platone era contro natura. Allora io ho detto andiamo a vedere, e ho studiato, ho cominciato a studiare la bisessualità. Poi bisessualità non è il termine perfetto, poi vi spiego perché. Nel mondo antico, scoprendo che non era affatto vero, che nel mondo antico esisteva un'etica sessuale diversa dalla nostra, che non è una bisessualità. Io lì, ecco, c'è un problema. Quando noi dobbiamo parlare dell'antichità, siamo costretti a usare un linguaggio moderno, perché non è che, come dice un mio amico, dice, no, dovremmo parlare cuneiforme, dovremmo parlare ittita, cosa dovremmo parlare, greco e romano, dobbiamo tradurre. E le traduzioni sono imperfette. La parola, io ho usato bisessualità per indicare, perché oggi bisessualità indica una persona che ha rapporti sia omosessuali che eterosessuali. Invece allora, la bisessualità di allora non era contemporanea. In momenti diversi della vita, gli uomini, perché parlo solo degli uomini greci, avevano rapporti con uomini o con donne, come tutti sapete. Quando un ragazzo dai 12 ai 17-18 anni si formava, la sua famosa la paideia greca era affidata anche a un rapporto con un adulto che era il suo amante. Quindi il ragazzo aveva in questo un ruolo passivo. Quando poi il ragazzo raggiungeva la maggiore età, siccome la virilità per gli antichi era attività, doveva diventare attivo anche sessualmente, poteva essere passivo prima, ma poi, e quindi cambiava e aveva una moglie, e quindi la bisessualità in questo senso. Poi continuava ad avere il suo paescalossi, il suo bel ragazzo, ma questo è un altro discorso. Quindi vedete che tradurre bisessualità è impreciso, comunque non c'era altro termine. Ma studiando tutto questo, io credo di avere potuto contribuire un po' a dimostrare, infatti per molti anni sono andata poi girando in tutti i club gay che c'erano, che stavano nascendo perché mi invitavano, che per i greci non era affatto contro natura, perché Platone, in quella famosa frase che veniva sempre e viene ancora citata da chi dice che è contro natura, dice che era contro natura, che era paraton e non katà, paraton nomone, non katà.
sono contro natura tutti i rapporti che non sono riproduttivi. Quindi per lui era contro natura anche quello eterosessuale se non era finalizzato alla riproduzione. Però è diventato, nell'interpretazione di quelli che volevano vietarla, criminalizzarla addirittura, o comunque continuare a considerarla socialmente negativa, è stato falsato. Ecco, vedete, questo mi ha aiutato molto a capire, no? E spero che abbia aiutato anche alcune persone. Quindi, vedete, l'antico può servire anche, io parto spesso dal presente per poi tornare al presente. La stessa cosa è successa in questo libro. Vi faccio un altro esempio, perché mi sembra, per dirvi che succede spesso. Io ho scritto un librone sui supplizi capitali, perché era il momento, in quel momento stavo studiando, insegnando a New York, in cui si discuteva in quali stati si stava abolendo in alcuni stati la pena di morte. C'era un grande dibattito sulla pena di morte, che purtroppo, come sapete, sta ritornando in alcuni stati americani. E allora io cercavo di capire la funzione, quale poteva essere la funzione della pena e della pena di morte. Voi sapete che si dice che la pena di morte ha due funzioni, quello che dicono i giuristi in genere, per secoli si è detto, ma si comincia da Protagora a discutere questo. La pena ha due funzioni, può avere due funzioni, può essere vista in funzione, cioè come punizione, diciamo, no? Quindi è una risposta a un male già commesso, che deve essere proporzionata, oppure in funzione preventiva, per prevenire altri reati, che chi ha commesso quel delitto lo commetta un'altra volta, e anche che i consociati non lo commettano perché vedono punito. Quindi questa è la funzione della pena. Il primo a sostenere che la funzione della pena non poteva essere la vendetta, ma doveva essere, è stato Protagora, e poi si è andato avanti nei secoli a dibattere. È molto interessante il fatto che oggi il dibattito, ecco, mi è venuto in mente perché proprio ieri, sapete che a Milano c'è stato questo Book City, e mi hanno chiesto di presentare un libro di un filosofo, Umberto Curi, che si chiama Il sapore dell'inferno. Il titolo del libro è da Simone Weil, che dice: la mendicità nel senso più ampio e la pena sono il male assoluto, hanno il colore dell'inferno. E Curi fa tutto un discorso molto interessante, nel quale dice, ma e non solo lui, ormai abbiamo visto che la funzione retrospettiva, lui dice, la funzione retrospettiva, si deve infliggere un male in cambio di un male, è un discorso etico, non ha una logica. Lui, da filosofo, dice, non ha una razionalità, questa idea della proporzionalità, e la non ha una razionalità, ne ha, la funzione preventiva non funziona, perché purtroppo lo sappiamo, il carcere dovrebbe essere, appunto, dovrebbe avere la funzione di riabilitazione, purtroppo ogni giorno leggiamo che il detenuto uscito ammazza, questo è anche colpa di come sono fatte le carceri, ma insomma, queste due funzioni. E allora Curi si chiede, che funzione ha la pena? Non ha nessuna. Beh, quali ha? Se si studia la pena di morte, tornando indietro, che poi era l'unica pena che c'era in un primo momento, il carcere non esisteva per molti secoli, si vede che la funzione, secondo me, è ancora la stessa. La funzione fondamentale è quella di evitare la vendetta privata. Questa è alla base di tutto, c'è questo, perché voi sapete che il diritto nasce, la cultura del giurì, la cultura del diritto si sostituisce alla cultura della vendetta, che impone di vendicarsi, no? Ecco. E questa idea della vendetta che sta alla base, c'è ancora, ecco, vedete il discorso, guardate oggi come ritorna questo discorso sulla vendetta, purtroppo, come torna il discorso sulla vendetta. La vendetta è una cosa, anni fa la vendetta nessuno avrebbe mai detto che desiderava vendicarsi, perché era una cosa eticamente, e adesso non lo si dice, no? Si esprimono questi desideri. Quindi di nuovo, vedete, l'antico che aiuta anche a capire come il rischio del ritorno a uno stato generale di vendetta privata, però la rinascita della vendetta si spieghi tornando indietro. Quindi altro esempio di come l'antico aiuta a capire il presente. Adesso scusate questa lunga digressione, ma veniamo agli inganni di Pandora. Qual è, ecco,
l'attualità, perché ho pensato di scrivere Gli inganni di Pandora, perché siamo in un momento molto particolare, nel quale noi donne, e questo io ci tengo sempre a dirlo, le ragazze non lo sanno, è bene che lo imparino, noi donne abbiamo, le ragazze più giovani non lo sanno, stamattina, quelle di stamattina non lo sapevano, comunque negli ultimi 30-40 anni noi donne abbiamo fatto dei passi in avanti sulla strada della, chiamiamola emancipazione, che è una parola che non piace a molte femministe, ma insomma ci intendiamo, sappiamo cosa vuol dire, che non sono stati fatti in tutti i millenni precedenti, veramente è un miracolo rispetto a, anche, no, a 40-50 anni fa. E nello stesso tempo però assistiamo a delle cose come la violenza sulle donne, quella che viene chiamata con parola che io detesto, il femminicidio, ma insomma siccome non si, adesso ormai si dice così, bisogna dire così, che non sono altro che la espressione, la dimostrazione del fatto che continua a esistere in molti uomini, non dico in tutti per carità, in molti uomini, un'idea proprietaria del rapporto con le donne. Le donne sono mie proprietà, tra l'altro nei momenti di crisi salta fuori ancora di più, secondo me, perché quando sei in crisi non hai più niente, non hai valori, non hai soldi, non hai lavoro, non hai niente, cosa ti resta? La tua donna, proprietà, no? E quindi hai proprietà e quindi se mi lasci ti ammazzo o se mi tradisci. È ancora questo concetto, da dove viene questo concetto proprietario? Beh, purtroppo viene dai greci. E qui devo fare un altro discorso generale, lo voglio fare. E il discorso generale viene dai greci. Questo ci fa un po' riguardare con un occhio nuovo questo e altre cose, ci fa riguardare con un occhio nuovo anche il nostro rapporto con i greci. Perché noi, voi non lo sapete, molti, non siete più i ragazzi di stamattina, ma insomma molti di voi non sanno che fino a non molti anni fa si parlava del miracolo greco. Miracolo greco era quel miracolo per cui più o meno nel V secolo avanti Cristo ad Atene, la collega prima giustamente ha detto ateniesi, perché io ho detto anche io parlo sempre di greci, ma in realtà dovremmo dire ateniesi, perché quello che conosciamo è quello. Sarebbero fiorite tutte le scienze, l'arte, tutta la nostra cultura, per cui l'idea era la cultura, le radici della cultura occidentale stanno tutte, noi dobbiamo tutto ai greci, al miracolo greco. Ora, di questo miracolo greco, grazie a Dio, non si parla più, perché è chiaro che una cultura non è un miracolo, nasce e si trasferisce, ci vuole tempo. E soprattutto noi oggi possiamo proprio, anche scientificamente, no? È stato dimostrato scientificamente che i greci, noi abbiamo molti debiti verso i greci, molti, ma non molti dei debiti, i greci stessi hanno dei debiti verso l'Oriente, cioè non c'è più, il miracolo greco era un'espressione di un eurocentrismo spaventoso, noi che deriviamo dai greci siamo l'Occidente è più civile dell'Oriente, no? Era senza dubbio così. Beh, oggi questa cosa è passata fortunatamente, grazie al fatto che sono state decifrate le scritture cuneiformi e le scritture cuneiformi ci hanno fatto sapere che i greci hanno anche loro, hanno imparato molte cose dall'Oriente, no? Dalle grandi civiltà orientali di cui prima non si parlava mai, non si tenevano in considerazione. Per esempio, molti miti anche, no? Per esempio, lo dicevo stamattina ai ragazzi, la teogonia di Esiodo, no? La teogonia, ricordate tutte le storie di Urano che viene castrato, che sono tutti figli che castrano padri, storie tremende nella teogonia di Esiodo. Bene, è pari pari la storia di un certo Kumarbi, che è un eroe orientale, abbiamo trovato, oggi è stata decifrata questo mito. Quindi i greci, alcuni dei miti greci, non è che i greci li hanno copiati, come ha detto qualcuno, ma si sono, cioè, la Grecia ha dato molto all'Oriente, ma ha anche preso qualche cosa dall'Oriente, quindi l'eurocentrismo viene un pochino diminuito, guardato. Quindi, il che non vuol dire noi dobbiamo moltissimo i greci. Oggi sappiamo che i greci avevano a loro volta dei debiti, però oggi dobbiamo, e qui siamo arrivati finalmente al libro,
Però dobbiamo anche dire che insieme a tutti questi debiti che abbiamo verso i greci, che abbiamo veramente tutti, abbiamo anche ereditato da loro questa quella che per loro è una forma, secondo me, veramente quasi patologica di misoginia. Cioè l'idea che le donne sono inferiori nasce, purtroppo, per quello che riguarda l'Occidente, in Grecia. Quindi da questo punto di vista ridimensioniamo, il che non vuol dire assolutamente, per carità, perché i greci continuiamo ad amarli assolutamente, almeno io, ma tutti credo che li amiamo e riconosciamo. Però dobbiamo riconoscere che dobbiamo anche a loro una cosa che avremmo volentieri non ereditato da loro e ci ha condizionato per millenni, ed è l'idea che le donne sono inferiori naturalmente. Questo è il problema, la differenza come fatto naturale. E dove nasce questa idea della differenza? Naturalmente nasce nel mito. Voi sapete che il mito è molto importante. Il mito è un documento storico. Omero, per esempio, è un documento storico. Perché? Beh, perché? Perché il mito è racconto. Ma nelle società orali o preletterate, chiamatele come volete, prima dell'introduzione, quindi in Grecia prima dell'adozione nell'VIII secolo circa dell'alfabeto fenicio adottato, vedete l'altro debito che dobbiamo, i greci l'alfabeto l'hanno preso in Oriente, dai fenici, si può quello fare. Prima dell'adozione dell'alfabeto, che in un primo momento tra l'altro non cambia il fatto che la cultura è fondamentalmente orale, perché non è usata immediatamente, non è un diventa di massa, no? Comunque, prima, come avveniva la trasmissione della cultura, nel senso antropologico più ampio del termine, di un popolo, di qualunque popolo preletterato? Attraverso i poeti, erano i poeti che raccontando i miti trasmettevano il complesso di questa cultura. No. E quindi le fonti, il mito è una fonte storica, Omero è una fonte storica, tra l'altro non è che l'ho inventato io, l'ha detto per primo Giovan Battista Vico molti anni fa, tra le cose, appunto, vi dicevo, che il mito ci racconta la nascita della discriminazione di genere, ce la racconta attraverso il mito di Pandora, che viene, secondo me, erroneamente chiamata l'Eva greca, in quanto è la prima donna greca. Però c'è tra Pandora e Eva una differenza enorme, che non si nota mai, ma c'è. L'Eva greca, lo sappiamo tutti com'è nata, Adamo sta nel paradiso terrestre, ci sono alberi, tutto bellissimo, meraviglioso, ma è solo e si annoia molto. E allora il Signore Dio dice, va bene, decide di dargli una compagna, gli toglie la famosa costola e nasce Eva, che nasce proprio testuale, per tenere compagnia, no? E lui, quando si sveglia e scopre Eva, è tutto contento, perché dice, finalmente non sono più solo, qualcuno con cui stare. Allora, questa è la nascita di una compagna, ed è quindi... Anche lei, anche Eva, la Eva cristiana, beh, è in posizione subalterna, perché tu se nasci e sei lì, hai la tua funzione di quella di rallegrare un uomo, direi che non è funzione paritaria, è subalterna. Però è molto, molto, molto meno misogena della concezione di Pandora, perché Pandora, la storia di Pandora è tutta diversa. La Pandora viene mandata sulla Terra per punire l'umanità intera. Perché? Perché Prometeo aveva rubato... Sì, magari l'avete dimenticato. No, con i ragazzi, perché dicevo non lo sanno, ma voi lo sapete, magari ve lo siete... Qualcuno se l'ha dimenticato. Vabbè, allora, Prometeo aveva rubato il fuoco agli dèi. Gravissimo. Zeus era furibondo, perché questo significava che la distanza fra gli immortali e i mortali si diminuiva, perché col fuoco, lo sappiamo dalla tragedia, dal fuoco nasce tutto, nasce la civiltà, eccetera, eccetera. Zeus decide che deve punire Prometeo,
Allora, manda Kratos e Bie, la tragedia sempre che ci racconta tutto questo, a prendere Prometeo, lo incatena in cima a una roccia, gli lega mani e piedi e anche il collo con delle catene, sono Kratos e Bie che lo incatenano e resta lì incatenato. Questa è la sua punizione, che, come ricordavo stamattina anche agli studenti, è interessante perché ci rivela come anche la tragedia possa essere fonte di conoscenza della storia, e in particolare della storia del diritto. Perché questa, l'incatenamento mani e piedi e collo, in modo che sia completamente immobilizzato, quindi soffrendo, eccetera, si chiama apotympanismos nella Grecia classica, ed è la forma di esecuzione capitale che ad Atene nel V secolo si applicava ai ladri come Prometeo. Quindi vedete che questa importanza della tragedia anche per la storia l'ha messa in luce un grande studioso del mondo greco, Jean-Pierre Vernant, purtroppo scomparso ormai sono più di 10 anni, 15, grandissimo. E va bene, e questa è la punizione individuale di Prometeo. Però non basta. Bisogna punire tutta l'umanità, perché tutta l'umanità ha beneficiato di questo dono. E come si punisce tutta l'umanità? Attraverso Pandora, che è molto diversa dalla Eva cristiana, perché la Eva cristiana nasce dal corpo, quindi in qualche modo è simile, è inferiore, ma è simile, no? È fatta della stessa materia. Invece Pandora non è fatta come gli uomini. Pandora è un prodotto artigianale, fatta da Efesto, che viene incaricato con l'acqua e con la terra, e viene fuori questa donna. Pandora, come dice il nome, è una che ha tutti i doni, no? E tutti gli dèi, ciascuno degli dèi le dà un dono. E allora gli dèi le regalano naturalmente la bellezza, è bellissima questa donna, le parole incantatrici, le parole, soprattutto Charis, la grazia e la seduzione, la capacità di sedurre. Quindi è veramente molto molto attraente per il genere maschile, che fino a quel momento non si capisce come si era riprodotto, ma questo è un altro discorso. Cioè, ci sono delle teorie, ma lasciamo perdere, se no. E Pandora però, assieme a questi, oltre ad essere bellissima, seducente, irresistibile, riceve anche degli altri doni, fra cui ci sono le parole ingannatrici, pseude alle menzogne, insomma tutta una serie di caratteri negativi, quindi caratteri positivi e caratteri negativi, talmente forti che la conclusione di Esiolo, che ci racconta questa storia, è che lei è un dolos amecanos, che vuol dire un inganno al quale non si può sfuggire. Quindi già questo dice molto, no? La prima donna è un inganno al quale non si può sfuggire. Dolos amecanos. Ecco. E da quel momento l'umanità, gli uomini, cominciano a conoscere l'infelicità. Fino a quel momento non l'avevano. Voi vi rendete conto della enorme differenza tra il cristianesimo, che ha il suo, per carità, nel cristianesimo ci sono aspetti di misoginia non da poco, ancora adesso, ne parlavamo stamattina, ne parlava chi mi presentava questa mattina. Per esempio, giustamente diceva, ma questa differenza enorme fra i preti e le suore, ma perché le donne non devono poter dire la messa, fare queste cose? Vabbè. Ma comunque la misoginia che c'è stata, soprattutto in certi momenti e un pochino ancora nella Chiesa, non ha niente a che vedere con la misoginia dei greci, dove la donna, da quel momento gli uomini conoscono l'infelicità. C'è un poeta nel VII secolo a.C., Semonide di Amorgo, che scrive una poesia che forse avrete studiato al liceo, che si chiama, viene chiamato Il giambo sulle donne, in cui le donne vengono, si dividono in donne che vengono dalla terra e donne che vengono dall'acqua e dal mare. Quelle che vengono dalla terra sono delle minorate, minorate psichiche assolutamente, e quelle che vengono dall'acqua sono pericolosissime, perché come il mare, da un momento sono in tempesta e poi dopo si calmano. E poi ogni donna è paragonata a un animale, no? E allora, e naturalmente hanno di questi animali i caratteri più negativi,
per cui per esempio la cavalla è bella perché si pettina sempre la sua criniera come i cavalli, no? I suoi capelli meravigliosi, e chiunque dice ma com'è fortunato suo marito, ma in realtà questa si accoppia con qualunque uomo, entra in casa, è pronto a, ecco. E poi c'è la scimmia che naturalmente è assolutamente mostruosa, e poi via via tutte le donne sono paragonate a un animale e hanno tutti i possibili difetti del mondo. Ce n'è una sola che è buona, ed è quella che viene dall'ape, ecco, perché quella è laboriosa, però si parla di lei e poi alla fine, quando conclude il suo giambo, Simonide si dimentica della donna ape perché dice, quindi queste le donne sono il male, non c'è una donna che non sia un male per l'umanità. Quindi vedete che la misoginia dei greci è veramente, quando dicevo, quasi patologica. Possiamo anche dire che Simonide magari era particolarmente misogino, ma non è vero, perché poi risulta da tutto il resto della cultura che c'è questa... magari non ho, misoginia poi sembra odio, non è odio, è disprezzo assoluto per le donne, che si ritrova, questa è la prima parte del libro che è dedicata al mito. Poi ho cercato di seguire questa cosa attraverso il pensiero, perché questo è il pensiero del mitico, e poi c'è il pensiero logico, cioè i filosofi. Ma all'interno dei filosofi c'è una categoria anche molto interessante, che sono i medici, perché i medici nascono come una specializzazione all'interno del pensiero logico, quindi si staccano dai filosofi perché si specializzano in questa cosa. E come voi sapete, il padre è il padre della medicina, è considerato Ippocrate. Ippocrate è vissuto all'epoca di Socrate, quindi siamo nel V secolo, ma alle sue spalle non è lui il padre della medicina, perché c'è tutta una tradizione, medicina, anche nell'ionica, insomma, molto. La prima medicina è legata alla filosofia ionica, sono cose che ha studiato molto bene Mario Vegetti. Comunque, noi non abbiamo opere di Ippocrate direttamente, però abbiamo un corpus che si chiama il Corpus Ippocraticum, che sono 60 trattati medici, di medici svariati, tra i quali c'è anche Ippocrate, però noi non sappiamo esattamente quali sono di Ippocrate e quali sono di altri medici dell'epoca. 10 di questi sono di ginecologia, e anche lì si vede, la misoginia è meno forte, però si capisce una cosa chiarissima. Le donne servono a una sola cosa, servono a fare i figli. E quindi vengono curate solo per quello, praticamente. Bisogna anche dire che i poveri Ippocrate, diciamo Ippocrate per dire i medici, sapevano poco o niente dell'interno del corpo femminile. Perché? Perché allora non si sezionavano ancora i cadaveri, si comincia dopo, e quindi non sezionando i cadaveri conoscevano qualcosa dell'interno del corpo maschile, perché gli uomini andando in guerra o facendo sport pericolosi si ferivano, allora al medico capitava, chissà com'è contento quando gli capitava uno ferito gravemente, dice finalmente posso andare a vedere come è fatto il fegato magari, ecco. Delle donne no, perché le donne siccome non andavano in guerra e non facevano ginnastica, perché nessuno gliela faceva fare, a differenza che a Sparta, ma noi stiamo parlando di Atene, e possiamo dire che molte città, ecco, la cultura di molte città era simile a quella ateniese, poi ci sono le città doriche che sono diverse, o alcune. Delle donne... riconoscono una cosa, cioè sono tutti d'accordo su una cosa, che il corpo, tutti i medici, che il corpo delle donne è più poroso. Perché? Perché siccome non fanno ginnastica, allora, siccome secondo la teoria degli ippocratici, che poi viene accettata anche da Aristotele, il sangue nasce nello stomaco. Cioè noi mangiamo e attraverso la digestione nello stomaco il cibo si trasforma in sangue. Allora, siccome il corpo delle donne è più poroso, le donne producono più sangue, e quindi questo sangue che cosa fa? Questo sangue poi dopo viene eliminato, attenzione,
E le donne lo eliminano naturalmente, in parte lo eliminano attraverso le mestruazioni, che è l'unica cosa di cui i medici sono sicuri, ci sono queste mestruazioni che devono poter dire qualche cosa. Ma viene eliminato il sangue che, allora attenzione, quando nasce un essere nuovo, perché questo poi ha anche a vedere col ruolo delle donne nella riproduzione, nasce un essere nuovo quando il seme maschile incontra nell'utero, no, il sangue femminile e lì nasce. Se no non nasce un essere umano. Allora, se non nasce è perché c'è un difetto nelle donne, è colpa della donna questo, no? Quindi va curata questa cosa, va curata perché tra l'altro se la donna arrivata all'età, alla pubertà, non si sposa, succede praticamente impazzisce, viene colpita da quello che loro chiamavano, gli antichi chiamavano il morbo sacro, che sarebbe l'epilessia, che sarebbe la conseguenza del fatto che le ragazze dovevano, ecco, se non si sposavano le veniva. Ippocrate a questo si oppone, c'è un attacco pesantissimo all'antica medicina che credeva nell'incubazione, in cose magiche, lui è razionale, dice no, si spiega come tutte le altre malattie si può curare, però l'idea era che, qual era l'idea generale? La cura per le malattie femminili è si devi sposare, si devi assolutamente sposare, devi fare figli. Devi fare figli, se non fai figli, il problema si pone anche, non solo per le donne, ragazze che non si sposano, ma anche per, e lì si ripara col matrimonio, per le donne sposate che per qualche ragione non hanno rapporti sessuali, le vedove, eccetera, dove di nuovo succede questa cosa stranissima che non vi sto a spiegare perché è complicatissima, ma è descritta tutta nel libro, impressionante, che è questa. Questa mancanza di rapporti sessuali fa sì che l'utero non stia più bene al posto dove sta e allora si sposta all'interno del corpo cercando una parte dove può stare meglio. E quindi l'utero è un organo vagante che però può essere curato, perché può essere rimesso al suo posto. Ecco, però almeno la cura ve la voglio raccontare, perché se l'utero è andato nel suo vagare, è andato troppo in alto oppure è andato troppo in basso, la cura è diversa, perché bisogna esporre la donna a delle fumigazioni, mettendola, se l'utero è troppo in alto e deve scendere, mettendola in posizione tale per cui l'utero scenda, oppure mettendola in posizione inversa se l'utero deve salire, cose incredibili, assolutamente incredibili. E comunque è anche con cure anche tra l'altro piuttosto violente e anche non dolorose dovevano essere, il tutto perché? Perché la conclusione è una, la funzione della donna nella medicina è solamente, la medicina dimostra che la funzione della donna era solamente quella di fare figli, se non c'erano figli succedevano tutte queste cose. Vi dicevo è diverso, qui non c'è una esplicita non c'è un esplicito disprezzo della donna nei medici, però c'è questa idea che la donna ha solo una funzione, quella appunto e basta. E poi arriviamo ai filosofi e qui c'è il grande dibattito, perché per quanto sembri incredibile, i filosofi dibattono a lungo su, ma si dicono, ma la donna ha un ruolo nella riproduzione o meno? E io dicevo anche stamattina, io l'ho sempre trovato una cosa veramente singolare, perché come fai a pensare che non ce l'abbia visto il modo in cui veniamo al mondo? E invece i greci non tenevano conto di questa cosa, perché evidentemente distinguevano il momento del parto dal momento della creazione, cioè non evidentemente, quello era un momento, il momento importante era quello in cui veniva concepito il figlio. E questo, allora la donna aveva un ruolo nel momento del concepimento e gli stoici dicevano no, non ne ha nessuno. Poi un po' alla volta si comincia a formare l'idea che invece la donna ha anche lei un suo ruolo, però è un ruolo che è assolutamente subordinato. È assolutamente subordinato e la teorizzazione di questa subordinazione la dà Aristotele. Però fatemi guardare l'ora perché non vorrei parlare troppo
Perché sennò vi racconto di Eschilo anche, no? Forse, faccio in tempo? Va bene. No, perché prima di arrivare ad Aristotele, come i greci ritenessero subalterno o addirittura inesistente il ruolo delle donne, emerge stranamente dall'Orestea, da Eschilo, che ha tutto un altro argomento, perché come sapete l'argomento è se Oreste debba essere punito o meno per aver ucciso la madre Clitennestra, la quale aveva ucciso Agamennone, padre di Oreste, quindi è un matricidio. Secondo l'etica arcaica, omerica, diciamo, che troviamo riflessa chiaramente in Omero Oreste è un eroe che viene portato come esempio a Telemaco, che è un po' imbelle, che ne dica Recalcati, che ha scritto questo libro su Telemaco, che è un personaggio assolutamente inesistente, e Atena gli dice a un certo punto: ma guarda Oreste che gloria si è fatto, Oreste è glorioso uccidendo la madre, perché ha fatto vendetta, bisognava vendicarsi, ma un po' alla volta non bisognava più vendicarsi e viene considerato la legge che vietava la vendetta l'aveva fatta nel 621 a.C. il Dracone o Draconte, chiamatelo come volete, vanno bene tutte e due, che aveva stabilito che chi uccide nasce un tribunale, che è il tribunale dell'Areopago, che deve giudicare coloro che hanno ucciso una serie di persone, cioè se hanno ucciso volontariamente la pena sarà la pena di morte, se hanno ucciso involontariamente sarà l'esilio. Interessante per vedere il passaggio dalla vendetta al diritto. Draconte dice bisogna giudicare, deve essere giudicato, quindi non più vendetta ma delle persone diverse, no? Terzi, estranei, che giudicano. Quindi siamo entrati nella civiltà del diritto, ma siccome nessuno avrebbe rispettato una regola così, Dracone fa una cosa molto intelligente. Per i primi tempi era il tribunale che decideva se una persona doveva essere condannata a morte, ma poi l'esecuzione era affidata ai parenti, cioè un residuo di vendetta. Nella civiltà del diritto c'è ancora questo residuo, perché un legislatore intelligente fa la legge in modo che venga applicata. Non puoi togliere da un giorno all'altro ai parenti la soddisfazione e l'onore. Allora, gli togli un po' l'onore di uccidere, però gli dai comunque questo contentino, chiamiamolo così, per cui puoi metterlo a morte personalmente. Vedete, il passaggio è molto interessante. Eschilo perché scrive in pieno V secolo, 70 anni circa dopo la legge di Draconte, una legge per l'Orestea per dire non bisogna più fare vendetta ma bisogna andare davanti al tribunale che è l'Areopago? Perché serpeggiavano ancora desideri di vendetta, ancora, perché questo desiderio di vendetta, vi parlavo prima della funzione originaria, è sempre sotterraneo e continua a saltare fuori. Saltava fuori anche all'età di, come salta un pochino, un po' meno per fortuna, salta fuori oggi la rivalutazione. Allora c'era gran parte della popolazione. Allora Eschilo scrive questa tragedia. Ma arriviamo al momento della sentenza. Voi sapete che Oreste viene assolto. E allora uno potrebbe pensare, ma se viene assolto vuol dire che la vendetta è legittima, no? Perché lui la vendica. Invece no, viene assolto perché la motivazione è chiarissima. Non è, dice Eschilo, non è la madre la genitrice, il genitore è il padre, punto. La madre, il figlio nella madre è come ospite ad ospite, fino a che o se un Dio non lo fulmina. Cioè, la madre è un contenitore nel quale sta il figlio, il cui unico genitore è il padre. Guardate che impressionante, Eschilo. E la cosa che io ci tengo a dire, perché è questa, Eschilo metteva in scena questo nel teatro, dove, se voi sapete che il teatro è una delle forme più alte della Paideia, no? Era molto importante. E gli ateniesi partecipavano molto alle tragedie,
o le commedie che venivano messe in scena, nel senso che quando non erano d'accordo manifestavano la loro insoddisfazione, come hanno fatto quando è stata messa in scena la prima Fedra, che voi sapete l'Ippolito che noi abbiamo, conosciamo un solo Ippolito, no? Nel quale Fedra si lascia morire d'amore pur di non cedere la sua passione per Ippolito, per il figliastro. Questa è la seconda Fedra, perché la prima Fedra era andata in scena, avevano dovuto farla sparire e cancellare, perché nella prima Fedra questa Fedra vuole, cerca, si dichiara ad Ippolito, cosa che noi sappiamo da Seneca e sappiamo da alcuni frammenti. Ebbene, il pubblico si è talmente arrabbiato, e secondo Aristofane le donne in particolare si sono molto arrabbiate perché era stata messa in scena una prostituta, una donna che cercava di realizzare il suo amore, una prostituta. Vedete, la popolazione ha una tale reazione che la tragedia viene riscritta. Ecco, Eschilo dice questa cosa in pieno V secolo, la donna non ha nessun ruolo, perché per lui addirittura non è che ne ha meno, non ne ha nessuno, e non risulta che ci siano state proteste. Quindi per gli ateniesi del V secolo siamo ancora a questo livello. E il problema è che la codificazione di questo ruolo delle donne, bontà sua non del tutto inesistente, ma subalterno, viene, la codificazione la dobbiamo a chi? Ad Aristotele, il quale Aristotele spiega la nascita nel Degenerazione Animalium, spiega come nasce un essere nuovo e racconta che l'essere nuovo nasce in questo modo. Nasce quando c'era stato un lungo dibattito sul fatto se il sangue delle donne era più caldo o più freddo. Vi ho detto, l'unico punto sicuro che avevano i medici era la porosità, solo di becco. Allora, la generazione accade in questo modo: si mangia la roba, il cibo viene elaborato nello stomaco e diventa sangue. Il sangue della donna è più freddo del sangue dell'uomo. Allora, il cibo nelle donne diventa sangue, resta sangue, viene eliminato durante le mestruazioni, no? Ecco. Perché nasca un figlio, bisogna che, diciamo, il seme maschile intercetti, no? Il seme nel momento prima che vada a finire come nel sangue mestruale, che diventi sangue mestruale. Allora, la nascita, la generazione avviene quando il seme maschile, no, che è cuoce il residuo femminile, perché le donne non hanno la forza, il sangue delle donne è più debole, e quindi quello dell'uomo, il sangue dell'uomo, il seme dell'uomo che è più caldo, lo cuoce e in quel momento nasce. E quindi le donne, dice Aristotele, hanno, quindi riconosce, hanno anche loro un ruolo nella generazione, ma hanno un ruolo che è diverso, perché l'uomo ha il ruolo attivo dello creatore e la donna dello spirito. E la donna ha quello passivo della materia. Guardate che questa idea del ruolo attivo maschile e passivo femminile è andato avanti nei secoli, ma le persone più impensate, persino, ne dico uno, i fratelli Grimm, voi sapete che erano dei linguisti, i famosi fratelli Grimm, no? E i fratelli Grimm avevano una teoria per cui le vocali e le consonanti, le vocali che sono più deboli sono femminili e le consonanti che sono più forti sono maschili, per dire dove Aristotele, dove è arrivato. Questo genio, che io credo il genio più, credo, forse il genio più grande che sia mai esistito, ha avuto conseguenze millenarie, tra le quali anche questa qui, che insomma è una bella eredità negativa, che ci siamo trascinati dietro fino a poco tempo fa. Nell'Ottocento ancora, ecco, mi limito a citare Bachofen,
Bachofen è un autore svizzero che ha scritto un libro che si chiamava Das Mutterrecht, il diritto materno, che è tradotto male in italiano il matriarcato, che è una cosa diversa dal diritto materno. Comunque ha avuto un grande successo, anche lui sosteneva questa cosa esattamente, quindi fino all'Ottocento è arrivato. Quindi vedete come ai greci dobbiamo anche, ma prima di arrivare alle conseguenze che ci sono ancora, no? Che in parte, molto in parte, bisogna vedere le conseguenze di tutto questo sulla condizione delle donne greche. Ebbene, la condizione delle donne greche era assolutamente disastrosa. Le povere donne greche nascevano e praticamente, dunque, non ricevevano mai la minima educazione, neanche quella elementare, no, niente. Vivevano in casa, venivano promesse in moglie quando avevano, la sorella di Demostene viene fidanzata, diciamo fidanzata, quando aveva 4 anni, dal padre. I matrimoni sono combinati dai genitori, la ragazza poi si sposa, verso i 10-11 anni, comincia a fare figli, molto spesso muore perché non c'erano contraccettivi, naturalmente, aborti. Vabbè, lasciamo stare, questa diciamo è la natura, se vogliamo. Ma si sposa, ecco, e durante il matrimonio i rapporti con il marito sono i seguenti. L'uomo può, questo è Demostene nella pseudo-demostenica orazione contro Neera. Demostene dice: un uomo può avere 3 donne, una Damar, che è la moglie, Paidon e Parotognesion, che vuol dire per la procreazione di figli legittimi. Una Pallache o Pallachis, che è la concubina, che è testusomatos therapeias, vuol dire per la cura del corpo, quindi vuol dire per avere rapporti sessuali abituali. E poi la etera, che le etere erano delle prostitute un po' più di alto livello, ecco, come si dice oggi, vabbè, c'è un termine moderno, ecco, escort, sì, non so, se io non sono sicurissima del significato di escort, ma più o meno, però le etere erano, no, perché le escort non si definiscono, invece non sono prostitute, non dovrebbero esserlo, no, credo, accompagnare. Queste qui facevano quelle che fanno le escort, in più per mestiere e per danaro avevano anche rapporti sessuali, ecco. E non dice... buon Demostene, poi avevano rapporti con le pornai, che erano quelle per strada, ma quello non era un rapporto, e poi avevano il ragazzo di cui abbiamo parlato, il Paiscalos, di cui erano innamorati. Quindi l'uomo, come vedete, aveva una gamma di possibilità sessuali abbastanza notevole, no? Ecco. E la donna nel corso della sua vita doveva avere rapporti solamente con un uomo che era il marito. E se no, attenzione, questo è interessante, perché si dice sempre che il marito poteva ucciderla. In realtà non abbiamo testimonianze di mariti o di padri, sì, abbiamo testimonianze di mariti che uccidono l'amante, come la moglie di Ofileto, ma che uccidono la moglie per punizione non abbiamo questo, non abbiamo testimonianze. Però certamente le dovevano cacciare, perché se, sicuramente non la uccidevano, perché se una donna che era stata colta in adulterio, colpevole di adulterio, si presentava alle cerimonie pubbliche, chiunque poteva punirla come voleva, questa è una legge che lo dice, tranne che con la morte. Quindi vuol dire che non veniva uccisa dal marito, perché sennò non sarebbe andata alle cerimonie pubbliche, perché le erano vietate all'adultero le cerimonie pubbliche. Comunque una donna che era stata sorpresa in adulterio, potete immaginare, il padre la cacciava, dove andava? Non poteva finire che a fare la prostituta, perché non aveva altra scelta, probabilmente la pornè a livello più basso. E poi l'ultima cosa sulla condizione, quindi vedete i rapporti fra uomini e donne, la doppia morale che tra l'altro, faccio un inciso, è già chiara in Omero. Ma pensate un pochino a Penelope, con i suoi 108 proci, giovani belli e tanti, uno più bello dell'altro, che la corteggiano. E niente, mai. Qualche sospettino, per la verità, c'è, perché ogni tanto c'è qualche piccolo dubbio viene insinuato, però lei è il modello della moglie. Ulisse.
Ulisse, 10 anni, naviga, non facendo altro che dire che vuole tornare a vedere sua moglie, no? Perché lui è innamoratissimo della moglie. Bene, di questi 7 anni, 7 li passa con Circe, no, con Calipso. Poi c'è Circe, no, Nausicaa invece no, perché è una ragazza per bene, ma insomma le sirene no, perché non risultano accoppiamenti sessuali con le sirene, comunque c'è una seduzione anche lì. Da queste, allora, lui dice che Omero è molto divertente, no, Omero dice chiaramente che lui è stato 7 anni con Calipso. È stato 7 anni con Calipso. Quando nell'Odissea lo incontriamo la prima volta, perché è seduto su una roccia e piange perché vorrebbe tornare da Penelope, ma Calipso lo teneva controvoglia. Controvoglia, questa è nella traduzione, perché in Omero non si dice affatto questa cosa, non c'è affatto, no, ecco. E, è stato 7 anni e non c'è in Omero, ma nei commentatori, che sono molto interessanti, troviamo che ha avuto dei figli. Questo è andato in giro per 10 anni seminando figli, perché poi ne ha avuto anche uno da Circe. Una volta raccontavo questa cosa ai miei studenti e uno mi ha detto: ma signora, allora Ulisse è stato il primo turista sessuale dell'antichità. Insomma, non esageriamo, però certamente la doppia morale. È molto interessante perché Ulisse veramente era innamorato della moglie, la scena dell'incontro finale è bellissimo, la scena dell'incontro fa Ulisse, è commovente, molto bello, lui voleva... Era veramente innamorato, voleva bene la moglie, ma l'etica gli consentiva di avere tutte queste relazioni senza che questo, perché quando lo fa un uomo si sa che non significa la stessa cosa. La doppia morale nasce in Grecia, la troviamo, io vi accettavo queste fonti qui, ma prima di parlare di queste fonti parliamo di Omero, già la troviamo lì. Faccio sempre divagazioni, mi devo fermare. Avrei tante altre cose da dirvi, ma siccome ho parlato per più di un'ora, credo che ne abbiate abbastanza e quindi vi ringrazio. Come? Ah, va bene, io posso... No, ma perché pensavo che magari voleste dire altre cose. No, allora va bene, io qualche posto... Ci sono tante altre cose da dire sulle donne greche. E una è quella che devo dire assolutamente, quella della, perché devo ripetere le cose, perché le cose più importanti sono quelle, è la storia della Epicleros, per dirvi, delle povere donne greche. No, un momento, poi arriviamo alla conclusione, perché le donne greche sono diverse da quelle romane, ecco, questa è la cosa importante. Beh, le donne greche, poverine, nascono, non ricevono nessuna educazione, si sposano, non si occupano dei figli, perché i figli vengono educati dal padre e dall'amante, sono fuori. Loro, se sono fortunate, come la moglie di Eratostene, incontrano un amante una volta a un funerale, ma vanno ai funerali e la loro socialità è quella, no? Ecco. E quindi i mariti le ignorano completamente, naturalmente, non studiano mai, non ricevono assolutamente nessuna socialità e... attenzione, non hanno un minimo di autonomia perché non ereditano dal padre. Quando un greco muore il patrimonio si divide fra i figli maschi, la donna ha diritto solamente a una dote che viene consegnata al marito e la gestisce lui, quindi la donna non ha nessuna, non ha istruzione e non ha indipendenza economica. Qui non ci sono le ragazze, ma le ragazze ce ne sono poche, ma quelle che c'erano stamattina dicevo: ragazze, ricordatevi, senza istruzione, senza indipendenza economica e quindi lavoro, di solito, non ci si emancipa, ecco, si resta lì. Le donne, quindi, allora, cosa succede se un padre muore e non ha figli maschi? La figlia femmina viene chiamata Epicleros. Se voi leggete i libri italiani, trovate la traduzione, la figlia si chiama ereditiera. Epicleros vuol dire quella che sta sopra il clero, cioè il patrimonio paterno. Vuol dire che è quella che lo custodisce e lo trasmette, perché non è suo. Allora, la Epicleros, siccome il cleros non deve uscire dalla famiglia, assolutamente, questa è la funzione fondamentale della famiglia, no? È mantenere, e, oltre a fare i figli, mantenere. E quindi perché non esca dalla famiglia,
Lei Picleros è costretta a sposare Oenguta Tagenus, che vuol dire il parente più stretto in linea maschile. Linea maschile. Quindi lo zio paterno, il fratello del padre, che magari era anche più vecchio del padre. Ecco, il vecchio. Costretta. Perché così i figli che nascevano, il cleros rimaneva all'interno della stessa famiglia. Siccome ad Atene non esistevano registri di stato civile, se la Epicleros era ricca, aveva molti pretendenti. E allora, non essendoci registri di stato civile, si andava dal giudice e si intentava un'azione che era esattamente l'azione, la stessa azione che si intentava quando si litigava della proprietà di un libro, non per quello, ma di un fondo o di un cavallo, ma, che si chiamava diadicasia. In questo caso si chiamava epidicasia. La donna, esattamente come un oggetto, veniva aggiudicata a quello che risultava, in questo caso non il proprietario, ma il parente più stretto. Questa è la condizione delle donne greche. C'è una legge, ci sono poi delle leggi molto divertenti, ce n'è una molto divertente, secondo me, attribuita, che non è probabilmente vera, a tutela della Epicleros. Una forse potrebbe essere vera, il dovere di dare una dote alla Epicleros, un minimo di dote alla Epicleros che nessuno vuole sposare, nessun parente vuole sposare, ma non lo so se... Ma quella che senz'altro non era vera era che chi sposava la Epicleros era obbligato ad avere 3 rapporti sessuali al mese con lei. Quindi questa era la tutela per l'Epicleros un po' brutta, che era stata sposata solamente per ereditare il patrimonio. Ma penso che queste non siano, sono attribuite, leggi attribuite così anche a Solone. Questa è la condizione delle donne greche, che non si emancipano mai perché non hanno educazione e non hanno. Le donne romane invece è tutta un'altra cosa, perché le donne romane, perché spesso si dice condizione delle donne greche e romane, come se fosse la stessa cosa, tutta un'altra cosa. All'inizio era esattamente la stessa cosa. Poi a Roma la cosa cambia. Cambia abbastanza presto, perché pensate che già nel 450 a.C., nelle 12 tavole, che è il primo testo legislativo, diciamo, della storia occidentale, la donna eredita. Qui c'è stato un grande dibattito, ma perché, come mai le donne sono più... Quindi si è parlato molto spesso dell'influenza etrusca, è possibilissimo, io credo che sia, non del matriarcato etrusco, guardate che il matriarcato non è esistito, né quello etrusco né nessun altro matriarcato, sono miti, ma le donne etrusche erano veramente più emancipate, erano... possedevano dei patrimoni, sapevano leggere, scrivere, ci sono degli specchi da donna con iscrizioni, quindi evidentemente le sapevano leggere, ma poi ci sono tante altre prove. Forse, non lo sappiamo, comunque sia, le donne cominciano, il fatto di cominciare ad avere un patrimonio è importante, e poi un po' alla volta le donne romane si emancipano, non possiamo entrare su questo, si emancipano al punto che all'età di Augusto sono anche troppo emancipate secondo i loro concittadini, che le descrivono come Augusto stesso, le descrivono come dissolute, dice nessuna voleva più fare. Il problema era che a Roma c'era una forte denatalità. E le fonti dicono, beh, la colpa è delle donne perché non si vogliono più rovinare il ventre, quindi non vogliono restare incinte, non hanno tanti amanti, eccetera, eccetera. E il buon Augusto, che era molto, diciamo, ambiguo, perché nella vita privata si comportava esattamente come tutti gli altri, aveva tutta una serie di relazioni che Livia faceva finta di non conoscere, si immagina, questa moglie insopportabile che lui aveva. Livia, lui aveva costruito il monumento, l'immagine della famiglia perfetta con Livia, ma basta leggere Tacito per vedere che le cose non erano proprio così, non importa. E comunque lui decide che il problema della denatalità deve essere affrontato, la colpa è delle donne, no? E allora che cosa fa? Impone il matrimonio a tutte le persone fertili, non può imporre di avere figli, ma stabilisce delle pene per chi non ha figli, non possono ereditare, e poi fa una legge che dice che le donne adultere
possono, prima venivano punite in casa dal capo famiglia, c'era il tribunale domestico che poteva ucciderle, a Roma venivano uccise, potevano, e Augusto dice che a partire da quel momento diventerà un crimine l'adulterio delle donne, perché quindi vuol dire che qualunque cittadino romano può accusare di adulterio anche le donne delle altre famiglie. Prima di andare avanti in questa storia vi voglio dire che l'adulterio nasce come reato solo femminile e muore come reato solo femminile, perché quando è stato abrogato, e io purtroppo avevo già un'età in cui, in cui combattevo, ecco, combattevamo, perché quelle della mia generazione, noi tutte queste cose le abbiamo conquistate veramente duramente, l'adulterio quando è stato abrogato era solo un reato femminile, fino agli anni 60, 80, siamo già arrivati, tra gli anni 60, 80, perché comincia nel 60 tutto questo, ma negli anni 80, perché gli uomini venivano puniti solo se avevano una concubina in modo offensivo, la moglie no. È vero che bisognava sorprenderla sul fatto e non era tanto facile, quindi molte si sa, però insomma rimane, vedete, da allora rimane. Torno alla Augusto, stabilisce questa cosa, che la donna adultera può essere punita con la relegatio in insulam. E le donne romane che si erano emancipate veramente, perché a differenza di quelle donne greche, oltre a ereditare, studiavano, perché le donne romane studiavano, abbiamo addirittura una poetessa Sulpicia all'età di Augusto che scrive delle bellissime poesie, c'erano donne avvocate già nel terzo secolo avanti Cristo, perché studiavano con i fratelli, con i pedagoghi, quelli delle famiglie ricche naturalmente. E allora che cosa fanno le donne romane? Non sono affatto contente di questa legge, naturalmente. E siccome a Roma c'era un elenco delle prostitute, perché le prostitute pagavano le tasse, che tra l'altro è un argomento che si continua a dibattere, cioè, e lì c'era l'elenco, e le donne romane che cosa fanno? Escono di casa, quelle non erano le greche, erano sempre, e vanno a iscriversi nei registri delle prostitute. E quindi uno sbeffeggio ad Augusto unico, perché il povero Augusto fa una figura veramente, insomma, ecco, non molto bella. Viene preso in giro da queste donne che continuano a farlo al punto che quando Augusto muore, Tiberio è costretto a prendere a far passare un'altra disposizione nella quale pulisce le donne della classe senatoria che sono andate a iscriversi. Quindi continua veramente per anni e per anni. Questo per dire come le donne romane, beh, questo naturalmente è un momento straordinario perché ce n'è uno solo nella storia di Roma, però le donne romane sono molto più intraprendenti, ma questa forma di ribellione civile nelle donne romane è assolutamente straordinario e unico. In Grecia non avrebbe potuto esserci. Insomma, a Roma, grazie all'indipendenza economica e all'istruzione, e poi anche in questo caso alla fantasia, le donne romane cambiano, si emancipano moltissimo e vivono. Poi le cose tornano indietro, ma lasciamole nel momento in cui le donne sono libere, perché poi purtroppo le cose tornano indietro. Però questa è una grande differenza fra la Grecia e Roma. Direi che adesso, però adesso ho parlato... No, anche perché se ci sono domande, eccone una. Allora, nella mia giovinezza ho studiato un po' di queste cose qui che mi hanno sempre molto affascinato. Nel mio immaginario ovviamente ho costruito un modello femminile greco. Brava. Mi piace ricordare un po' del mito, no? Le Menadi del Corteo di Ozia. Le Menadi sbranano, però ha fatto bene a citare le Menadi sbranano. No, ecco, però ha fatto bene a citare Saffo, perché io non ho parlato di Saffo. Vi spiego subito perché. Perché Saffo vive. E poi c'erano altri Tiasoi, non c'era solo quello di Saffo. Intanto il Tiaso ce n'era uno anche nel Peloponneso,
è più una cosa orientale, viene probabilmente dall'Oriente, ma comunque il tiaso è una storicamente qualcosa di precedente, esiste prima della nascita della polis. Con Saffo siamo all'inizio della polis. Quello che blocca le donne greche è la nascita della polis, che è un altro dei grandi debiti che noi dobbiamo ai greci, perché con la polis nascono i cittadini, e i cittadini sono qualcosa che, ecco qui è giusto, però è interessante, mi viene in mente una cosa che voglio dirvi, è una delle grandi conquiste della Grecia, perché in Grecia c'erano i sovrani e i sudditi più o meno sottomessi. Nella polis, tra l'altro le prime polis nascono sulle coste, no, della Ionia, ci sono i cittadini, grande invenzione dei greci. Grande invenzione dei greci che ha un difetto, taglia fuori le donne. Ecco. No, mi viene in mente una cosa, che non è che io voglia diminuire i limiti dei greci, ma proprio l'altro giorno, siccome sto scrivendo un libro su un altro argomento, ho scoperto, io non lo sapevo ma me l'ero dimenticata, che in realtà, pensate un po', sapete dove sono nate le polis? Chi le ha inventate? I primi, non organizzata come la polis greca, della quale sappiamo tutto, conosciamo un'organizzazione, come era fatta, ma l'idea della polis nasce presso i Sumeri. I Sumeri. È interessante. Io, una cosa che avevo letto anni fa, mi è capitata sotto mano, poi sparisce, ma è interessante. Sparisce però, chi lo sa, perché anche in Grecia, voi sapete che cos'è la lineare B, sapete la Grecia micenea, sapete la storia della Grecia micenea? Beh, quando scompaiono i palazzi, la prima Grecia non è la Grecia delle polis, è la Grecia micenea, è una Grecia di tipo palazziale, no? Una società palazziale che sparisce un bel giorno, vengono tutti bruciati i palazzi e si parla di anni oscuri della Grecia, no? E una volta si parlava del Medioevo ellenico, adesso non si usa più il Medioevo, intanto perché il Medioevo non si usa più perché si è rivalutato il Medioevo e poi, ecco, sono i secoli cosiddetti bui della Grecia. Bene, durante il merito della i Sumeri probabilmente hanno avuto queste polis, dico io non so niente, nessuno sa niente, sappiamo pochissimo, no? Però poi chi ha, i greci l'hanno veramente elaborata, ma quando? L'hanno elaborata un po' alla volta dopo la fine della civiltà, quando il crollo della civiltà micenea, perché crollano i palazzi, ma voi sapete che attorno ai palazzi c'erano i dami, che erano i villaggi nei quali c'erano vari capi famiglia, no? E sopravvivono, e questi sopravvivono, i palazzi scompaiono, l'organizzazione scompare, prima c'erano, lì c'erano i sudditi nel mondo greco-miceneo, scompare, rimangono solo le famiglie. All'interno di queste famiglie ce n'era qualcuna, c'era di questi capi famiglia, no? Ce n'era qualcuno che probabilmente aveva più potere, più ricchezza degli altri, e attorno a questi, già nei villaggi, nei dami, sappiamo che c'erano anche già i consigli, un po' specie di consigli degli anziani. Quindi la polis viene lentamente elaborata nel mondo greco, quindi il merito di creare la polis è veramente greco, non è che l'hanno inventato un bel giorno nell'VIII secolo avanti Cristo, probabilmente l'hanno inventata, l'hanno lentamente elaborata negli anni del cosiddetto Medioevo ellenico. Poi c'è anche un precedente sumerico, il che peraltro non diminuisce il grandissimo merito dei greci di avere costruito la polis, e con la polis il cittadino e noi e la nostra idea del cittadino. Peccato che abbiano escluso le donne, ma nessuno è perfetto, neanche i greci, quindi pazienza. Ho divagato un po' dalla sua domanda, ma insomma. E Saffo, no, per tornare a Saffo, Saffo è lì, ecco, Saffo è lì. È una fase.
ragazzo, scusami, ma io non ti sento bene. Parla più forte. O parli più forte o qualcuno mi ripeta. Beh, sa, le tere potevano essere delle donne straordinarie, come Frine, no? Le tere dipende. Ma era lei l'amante di Iperide, tra l'altro, Frine. C'erano delle... Allora, le tere erano donne, intanto, erano le uniche donne che un po' studiavano, perché c'erano dei manuali e delle scuole per le tere. Era un mestiere, era un vero e proprio mestiere. Ed erano a vario livello, a vario livello. Loro facevano dei contratti con i loro clienti, che tra l'altro a tempo, ogni tanto, avevano anche con i loro clienti dei rapporti che potevano essere non duraturi, ma insomma non momentanei. Per esempio, c'è un caso, sempre qui sono le orazioni giudiziarie che ci informano molto di questo, per esempio c'era una volta, un caso che mi ricordo io, quattro amici che ingaggiano una stessa etera che per 2 anni, 2 mesi, deve avere rapporti solo con loro, no? Quindi esclusiva in un certo senso, e accompagnavano gli uomini nelle occasioni in cui le donne non potevano, le donne per bene, non, per esempio ai simposi. Ai simposi, che era un momento, c'erano i ragazzi, c'erano i paides, i famosi amati, andavano, perché era una forma di paideia il simposio, perché voi sapete che poi si discutevano l'amore, la giustizia, la verità, eccetera, eccetera, andavano le tere. Quindi le tere erano donne relativamente coltivate, se erano belle e intelligenti potevano essere addirittura, diventare addirittura ricchissime, come Frine, che aveva tanti soldi, che a un certo punto voleva ricostruire le mura di Alessandria che erano state distrutte, e aveva detto ricostruisco io purché si scriva sopra la ricostruita Frine, non hanno voluto, ma per dire quanti soldi aveva, ed erano donne anche abbastanza colte, potevano essere abbastanza colte, erano abbastanza rispettate in un certo senso, ecco. Naturalmente diverse dalle donne per bene, per carità, un'altra vita, nessuno, però forse era meglio nascere etere che donne che muore, tra tutte le scelte, prostitute per, no, quelle che stavano veramente malissimo erano le altre, le pornai, ma le etere potevano stare relativamente bene. E non è giusto il paragone con le geishe, ecco, perché si fa sempre il paragone con le geishe, perché non so se esistono ancora, poco forse, ma fino a qualche anno fa c'erano certamente, le geishe non sono prostitute, cioè poi magari a latere fanno accordi di questo genere con i loro clienti, ma la geisha è un'accompagnatrice. L'etera è una geisha che però per mestiere fa anche un contratto vero e proprio di prostituzione, quindi è diverso. Sulle etere cosa vuoi che altro ti dica? Ci sono, dovunque, certo, molto peggiori che da noi. Quello che, la risposta che so dare, sì, io è che probabilmente la discriminazione di genere ha delle radici molto più antiche. Non c'è dubbio. Quella, certo, della concorrenza. Ma non c'è dubbio. Ma non c'è, su questo non c'è assolutamente dubbio. È chiaro che le discriminazioni, noi parliamo della discriminazione, io parlo della Grecia, ho parlato della Grecia perché noi siamo occidentali e direi che questo discorso vale per la cultura europea e anche americana, credo, no? Ecco. E poi da altrove, da che cosa deriva? Da che cosa deriva? Deriva... Lei? Sì. Sì, sentiamo. Sì, sì. No, no, giusto. Dopo le dico anch'io quello che penso. È legato all'evoluzione della nostra specie, che
ha messo 6 milioni di anni da quando si è separata dagli scimpanzei a diventare per 2 milioni di anni ha usato il fuoco e schiacciato la pietra sempre nello stesso modo, quindi senza nessun avanzamento, e che è vissuto in sostanza per quasi questi 6 milioni di anni come cacciatore e raccoglitore. Quindi non c'era la proprietà, non c'era niente da trasmettere ai figli. Quando tra diciamo intorno ai 10.000 anni fa siamo diventati prelevatori e coltivatori, allora si è posto il problema di trasmettere ai figli il bene del padre, no? Perché se dai che è un patriarcale già allora, ma questo ha fatto sì che il rapporto era tra padre e i figli, mi sono scritto a conte per dire, donne si riposano per i figli, anche perché i figli avevano la capacità maggiore di quella delle donne, anche per il ruolo proprio differente tra i sessi, di coltivare e di difendere, perché loro hanno anche con la polis in Mesopotamia, eccetera, insomma, l'esigenza di unire il popolo. Popolo, difendere il popolo con un esercito e trasmettere i propri beni al figlio primogenito, perché poi è stato così fino a poco tempo fa. Se per questo in Inghilterra è ancora così. In Inghilterra è ancora così. Sì. No, è una visione un po' ampia della quale sinceramente io non sono in grado di, ci sono dei punti non mi ci copro, però non lo so, è interessante quello che lei ha detto. Quello che mi sembra, il punto che mi sembra interessante è la differenza, il passaggio dalla caccia, no? Alla, nel, cacciatori e raccoglitori, ecco. Allora, quando gli uomini erano solo cacciatori, no? Andavano a cacciare e le donne non potevano andare a cacciare perché avevano i figli, eccetera, eccetera. Stavano, aspettavano e intanto cosa facevano? Infatti si dice che le donne hanno inventato l'agricoltura, raccoglievano i semi, le sementi e nasce. Forse e allora forse è in quel momento che le donne che dovevano stare, mentre gli uomini andavano in giro a cacciare e portavano da mangiare, procacciatori, le donne stavano in casa e cucinavano e magari erano incinte, e lì già c'è già questa distinzione, no? E c'è dappertutto, non c'è solamente da noi. Ecco, da noi ce la raccontano e noi abbiamo la fortuna di avere i greci che ce la raccontano e ce la fanno conoscere, ma credo che un'evoluzione così ci sia stata dovunque. No? Certo, no, certo che li hanno, certo che li hanno, io per questo, sì, 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 certo. C'è stato anche un momento interessante, perché noi parliamo del fatto dei reali figli, ma quanto ci ha messo l'umanità a collegare l'atto sessuale con la nascita di un figlio? E quindi quando gli uomini hanno avuto la consapevolezza di essere padri? Perché ci vuole un po' per capirlo, no? In un mondo in cui noi immaginiamo un mondo, non so dove, e come fai a collegarlo? No? Come fai a capirlo? Io mi sono sempre detto, come hanno fatto? Loro, nessuno sapeva di chi erano i figli, cioè nascevano, ma mica lo collegavi a una roba successa 9 mesi prima, poi chissà fra chi, fra come. Quindi no, se ci poniamo di queste domande non ne usciamo più. Grazie, grazie, grazie davvero a voi, siete stati gentilissimi, prima a invitarmi, poi a stare qui con pazienza ad ascoltarmi, e quindi vi ringrazio moltissimo, grazie. A chi? Giulia. Abbiamo fatto la penna, che l'ho rubata.